Ciao ragazzi, eccomi qua. Non ci crederete mai, ma primo Let's Play che porto. Primo Let's Play che porto, ragazzi. E lo porto su Metal Slug Anthology, preso su PSN. Comprato 15 euro con 10 sconto. Abbiamo tutti i Metal Slug 1, 2, 3, qua, X che sarebbe il 2, 3, 4, 5 e 6. E voglio cominciare dal 6, ragazzi. Comincio dal 6. Madonna, ragazzi, vi giuro, mi sto mettendo a piangere perché questo gioco è veramente qualcosa di eccezionale. Cioè, conti tutta la mia infanzia. Ecco, ragazzi, ecco, ho saltato dentro. Comunque, tra facile e difficile, faccio hard perché in modalità facile è soltanto, cioè finisci fino al penultimo livello, quindi faccio hard che contiene praticamente tutti i livelli. Ok. Qui abbiamo i nostri personaggi: Ralph, Marco, Tarma, Fio, Eri e Clark. Clark e Ralph sono tutti e due di King of Fighters. Invece Marco, Tarma, Fio e Eri sono originalmente di Metal Slug. Io voglio fare con Ralph. Mi piaceva un sacco Ralph. Può morire con due colpi. Infatti ognuno di loro ha delle particolarità molto molto diverse. Cioè uno è più forte con le pistole, uno è più forte con i colpi corpo a corpo. Quindi cominciamo subito, ragazzi. Si perde! Ma si cambia. Infatti mi ricordavo che si poteva cambiare arma. Le machine. Comunque la versione per PlayStation 2. Cioè vabbè. Forse la versione originale forse si muove un po' meglio. Qui vedo un po'. Vabbè. Comunque ho deciso di cominciare col 6. Perché è il mio Metal Slug preferito, insieme al 3. Anche perché forse secondo me è l'unico Metal Slug purtroppo non uscito in Italia singolarmente, cioè non venduto. Abbiamo le vite. Ah, forse ho dimenticato. Vabbè, non c'è il codice per le vite infinite. So che c'è un codice per le vite infinite. Infatti ho visto un video di Let's Play di Nintendo Lego. E il display. Non mi ricordo come si chiamava, però vabbè. Però ricordo il nome, che non c'era. Che il 6 e il 5 non hanno il codice per le vite infinite. Invece il 1, 2, X, 3 e 4 è un problema. Purtroppo sono conversioni di arcade. L'antologia purtroppo si basava su questo. Peccato. Comunque. Ok. Merda. Allora, questo è abbastanza facile. Con le monete. Primo livello abbastanza sempliciotto. Andiamo avanti. Speriamo un po' di risultati. Comunque, le particolarità che hanno i personaggi qua. Allora, Ralph, sì, Ralph, può morire a più di due colpi, veramente ottima cosa. Vado qui, oh, carro armato, facciamo un bel po' di punti. Qua. Lui è molto forte nel corpo a corpo perché qui c'è anche l'abilità di fare calci, pugni. E Ralph, che viene da King of Fighters, insieme a Clark vengono tutti e due da King of Fighters, hanno le abilità che hanno anche in King of Fighters, appunto. Gioco della Neo Geo, se non sbaglio, tanto qui scappa una gallina, vabbè. E sono fortissimi. Sono veramente forti nei corpi a corpi e ti fanno guadagnare veramente tantissimi punti. Insomma, uno di loro ha una differenza molto ben diversa. Allora,
Ralph può, tanto, può quantomeno morire due, può morire con due colpi. Invece Clark, difetto, muore un colpo, come tutti, come gli altri quattro, Marco, Tarma, Harry e Fio, che sono sempre stati i quattro originali. Marco e Tarma specialmente, che venivano dal primo capitolo, non so perché si buggava. Qui c'è una scorciatoia che vorrei finire di prendere per anche molti più punti. Il primo livello l'ho finito sempre senza mai morire. Vabbè, in tutti i Metaslug sono riuscito a non morire nel primo livello, a parte il 5. Il 5 se non pigo la scorciatoia, anche se poi e noi alza. Quindi sto attento perché c'è un elicottero in arrivo, potrebbe venire a rompere in scatola. Madonna, Madonna santa. Ok, oh yeah. Questi non cade. No, vabbè, fa niente. Vabbè, ci sta, tanto che non c'è la Metaslug per PlayStation, per una console qualsiasi, visto che giocandolo col tempo, beh, l'avevo giocato al telefono, che diciamo, cioè non è che faceva schifo, abbastanza non mi trovavo, aia, figlio di puttana, di quattro di merda, bravi, devo venire qua, dopo non riesco a rompere questo, non so perché, nella versione di PlayStation 2 sì, mi rompevo quantomeno, vabbè, non fa niente. Andiamo avanti. Prigionieri, tra l'altro barbuti. Tutti. No, tu dove vai? Cazzo, avrei fatto un sacco di punti. Pipistrelli, che tanto non fanno un cazzo. Allora. Qui preferirei fare così. Allora. No, le mie machine gun me la tengo. Super Punake, ha soltanto 5. No, non me la porterete via. Starve. Spengo con la luce così. Perfetto. Andiamo avanti. Primo boss. Oh cazzo. Allora, questo boss è abbastanza sempliciotto. Basta soltanto prendere una buona distanza e colpire la sonda di cannoni e granate. Facciamo così. Comunque, stavo dicendo, gli altri quattro personaggi. Allora, Marco ha la pistola più forte di tutti, tutti i sei personaggi, e raddoppia il punteggio. Tarma, a differenza degli altri, e tanto ho finito il primo livello, gli parlo di Tarma, che lui può aumentare... Posso sconfitto me la slaga 6, vabbè, tanto sbloccò un trofeo. Come stavo dicendo, che cazzo dovevo dire? Ah sì, Tarma, a differenza di altri, se con un personaggio, tipo faccio esempio Ralph, lui... con i carro armati o qualsiasi slug che controlliamo ha tre vite, ma tre barre di vite. Invece con Tarma ne possiamo avere quattro. Veramente ci sta, come, cioè, insomma, migliora lo slug e raddoppia anche la forza, se non sbaglio. Harry, che lei può, come cazzo si dice, può avere il doppio di bombe in più. Tipo con gli altri personaggi abbiamo 10 bombe, con Harry ne possiamo avere addirittura 20. E tra l'altro lei può guidare, se con Ralph, faccio un esempio per farvi capire meglio, possiamo buttare le bombe, ecco, in questo modo. Con Harry possiamo guidarle, cioè nel punto esatto dove vogliamo buttare. E tanto qui, se non sbaglio, c'è una specie di trucco.
No. Ecco, dovrebbe... No. No, affanculo. Non funziona del tutto. Tanto Piranha. Prominente dal film Piranha 3D. Lol. E quindi ci sta un botto Cherry che controlla molto bene le bombe. Poi c'è Fio che, a differenza degli altri, lei può partire con una heavy machine gun, che sarebbe un mitra, un'arma famosissima in questo gioco, che insomma, per chi ha giocato a Metal Slug e sa tutto dovrebbe saperlo. E può partire con la heavy machine gun anche in modalità hard, anche se si parte con la pistola normale. Tanto bastardi qua. Beh, insomma. Invece, per la modalità facile si parte con la heavy machine gun. Anzi, tutto il gioco fa con le heavy machine gun. Però purtroppo si finisce al penultimo livello. Cioè, questo qui ha in totale 5 missioni. Dura 4 missioni solo se lo fate in modalità facile. Invece in modalità hard, che siamo già adesso, faremo il finale, che è molto difficile. La missione finale è veramente difficile. Da piccolo, beh, mi ricordo quando era complicato, quando alieni, che gli alieni, cioè, non ho mai capito questa cosa, che nel 2 c'era il tradimento degli alieni nei confronti dei soldati. E tanto cazzo, c'era il tradimento degli alieni, e poi nel 3, vabbè, la vendetta degli alieni, e poi qua nel 6 si sono, insomma, riuniti qua. Però se non ho detto male, ho letto che è ambientato prima degli eventi di Metal Slug. Mi ricordo che eventi, però vabbè, tanto lanciarazzi, vabbè, tanto si chiama. Aspettatemi. Fatemi qualcosa! No, troppo lento, asino di merda. Ciucchino di merda. un asino, vabbè. Qui è difficile questa parte qua. Devo prima fare così. E spariamo velocemente e recuperiamo. Andiamo. Ecco, tu non mi scappi però. Attenzione, qui abbiamo l'onda energetica, guardate. Guardate. Vabbè, io me lo dico. Aia, sono morto. No, aspetta, tu che mi dai un fiore, che cazzo me ne faccio? Madonna. Però non è che posso. Vado a 10.000. Tanto. Si capisce che il prigioniero è un super, cioè non è che, cioè un personaggio di Dragon Ball, cioè usa la onda energetica, guardate. Cazzo. Mo sto andando, perché sono già stato colpito una volta. Se vengo colpito per la seconda volta sono perdo una vita. Oh cazzo. Devi crepare. No, ho perso onda energetica così. Perfetto. Aia. Ecco, fatti. Sei bravi, colpiti. Bravi. Prima di andare al boss, vediamo un po' questi cosa mi danno. Rana. Un cazzo non mi danno, vabbè. Forza ciucchino. Perfetto. Non so quanti minuti stiamo registrando. No, 14 minuti, vabbè, questa parte faccio e poi finisco. La prima parte. Peccato che non c'è un'arma. Insomma, ecco perché c'è un boss. È abbastanza. In confronto all'altro è difficile. Sono comandati. Merda. Sono abbastanza facile da schivare. Non sto attento. Vabbè. Ah, è vero. Sì, sto attento perché sono già stato colpito due volte. Cioè, una volta.
Perché con Ralph farò tutto, c'è tutto il gameplay con Ralph. È quello che mi dà due vite. Mori. Posso abbastanza bastardo, eh. Però non è tanto complicato. Merda. Oh, quello luccica, quello ti dava qualcosa. Aia, te parevo. Vabbè. Ora che posso fare 10 minuti. Ecco. Voi credete che io ho finito? No. Perché c'è il super, cioè questo super mega lanciara. No. Lancia missili. Ecco, sì. Che cazzo. Qui. Ste palline non mi vanno a fare questo momento. Spariamo. Spariamo. Dai, su che ce la stiamo per fare, dai. Cominciamo molto bene il mio primo let's play di Metasuoni. A breve porterò anche gli altri. Anche se devo partire dal primo ruolo. Sti cazzi. Ecco la pistola. Vabbè. Levi machine gun. Vieni Fufi. Ma perché da così poco? Cioè, vedo 40.000 proiettili. Non so perché questa cosa. Cazzo che cuffia. Oh no, però non puoi mandarmi due missili contemporaneamente. Merda. Se mi metto giù e colpiamo velocemente. Niente. Merda. Aia. Vabbè. Devo soltanto premere. No. Ecco. Non so perché ogni volta fa così, cioè proprio prima. Ecco, devi machine. Ho usato Fio. Che tanto muore il primo colpo, però vabbè. Ce l'ho fatto come personaggio. Non capisco perché quando ho provato Start faceva così, non so perché. Beh, devo un po' capire un po' la cosa, perché qui è un po' diverso rispetto alla versione. È strano. Tutto qua. Veniamo rapiti dal generale, il capo dei soldati. Attenzione. Arrivano i mutanti. I mutanti, guardate che fanno. Madonna. Immaginate che schifo proprio. Tutto nudo. Tutto qui c'è un flashback che se gente se lo ricorda i mutanti. Manco combattono. Distruzione totale. Vabbè ragazzi, questa parte può finire qua. Ci vediamo alla seconda parte di Metal Slug 6. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto mi invito a mettere like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto questo, ci vediamo alla seconda parte. Ciao ragazzi.